Oggi il nostro viaggio in Abruzzo si ferma a Gissi, il borgo di gesso. Ci troviamo a Gissi, un piccolissimo paesino della provincia di Chieti, conosciuto come il borgo di gesso, unico a essere abitato in Italia. Per accedere al borgo si percorre una caratteristica scalinata che si snoda verso le parti più alte di Gissi, dominata dalla chiesa di Santa Maria Assunta, costruita sulle fondamenta di una preesistente chiesa di campagna. Le abitazioni più antiche, costruite sulla roccia a strapiombo, in parte scavate o completamente ricavate da grotte naturali, conferiscono all'originario nucleo fortificato un aspetto medievale. Il borgo gode di una posizione strategica e sorge su un colle, in un territorio noto per le cave di gesso cristallizzato. Il paese vanta origini secolari, tanto che il castello di Gissum, crollato nel XVIII secolo, era già menzionato nel catalogo dei baroni del 1095. Recenti osservazioni hanno evidenziato che grandi territori, in diverse parti del mondo, presentano affioramenti di gesso, anche di antichissima formazione. Russia, Cina, Stati Uniti. In Messico, nel 2006, è stata scoperta una grotta, Dinaica, con i cristalli di gesso più grandi del mondo. Gli affioramenti di gesso in Abruzzo sono contenuti e presenti soprattutto in provincia di Chieti e si sviluppano tra i 300 e i 1400 metri di altitudine. L'eccezionalità della scoperta è che queste grotte sono tra le più grandi cavità in Abruzzo, scavate nelle rocce di gesso. Una delle grotte più estesa è la Grotta di Lupo, o di Ottaviano, in onore del suo scopritore. Questa grotta è interessante per diversi motivi, sia perché nei periodi piovosi vi scorre l'acqua, sia perché è ricco di formazione di gesso con variabili colorazioni, cristalli scuri se in presenza di bitume, bianco latte se predomina l'alabastro. Ha anche un'altra caratteristica: vi staziona una delle più grandi colonie di pipistrelli della regione, con circa 3.000 individui, appartenenti a 6 diverse specie. Una delle tradizioni gissane era rappresentata da una chiesetta, situata proprio ai piedi del pendio, che anticamente fungeva da presidio, a protezione della popolazione che aveva edificato le proprie case abbarbicate al colle di gesso, per meglio resistere alle incursioni dei saraceni. La presenza della chiesetta è ormai ricordata in paese solo dagli abitanti più anziani, visto che negli anni 60 fu abbattuta a seguito di gravi danni causati dall'impatto di un masso che si era staccato dalle rocce collinari che sovrastavano l'edificio. Il tour a Gissi si conclude qui, con la promessa di ritornare a documentare le sue grotte.